Tarquinia oggi è trasformata, prima eravamo un paesino, adesso è diventata una città. E noi ci abbiamo un patrimonio archeologico, ci abbiamo una bella natura, abbiamo il mare, tutto quanto. Se qui le teste della Riviera Romagnola stavano qui, Las Vegas erano tutte coraci, te lo dice Carlo. Maremma, secondo me, è la terra più bella che esiste sulla faccia della terra. Perché ci stanno tutte le possibilità, tutte quelle immaginabili possibili. Gli altri magari devono creare le situazioni, noi ce l'abbiamo tutti. Che Corneto, pure l'altro, diceva che è il cuore della Maremma, però se lo scordiamo sempre. Passata la guerra, Tarquinia, si sono inseriti tanti forestieri e si sono fatti tutti una posizione bellissima. Prima noi campavamo discretamente, perché se andava alla stalla rimaneva il grano pulito, la raccolta pulita. Quando diceva male il grano, te buttava alla stalla, c'erano 20 vacche, ne venneva 8, a posto. Tutta la storia della cartiera, e più ricche di Tarquinia eravamo. Non c'eravamo un sordo di debito, perché ci dicevano tutti il tempo per fare il lavoro della cartiera. Comprare un paio di boe, poi si comprava una casa, nel 40, 37, 38. Tu le vacche per comprare il trattore, lo fai, ma col trattore le vacche non le compri più.